detto che ha bisogno di un dottore. Non vi preoccupate, ci sono io. Qualunque sia il tuo problema, sarà operabile in 5 minuti. Fammi prendere gli attrezzi. Ecco qua, vieni qua. Non ti farò del male. Sarà un piccolo taglio. Ebbene sì, oggi sono in compagnia della signorina dottoressa Jenny. Salve, dottoressa. Salve. E oggi proveremo a operare delle persone. Abbiamo una laurea o un dottorato per farlo? No. Potremmo ammazzare qualcuno? Sì, l'unica cosa che possiamo fare a riguardo è batterci il 5. Allora, dobbiamo cercare di muovere e fare tutto con una singola mano. Jenny, vieni qua. Jenny, battimi il 5 per iniziare. Devo far vedere il mio dottorato. E questo è il mio dottorato, ti piace? Oh mio Dio, sembravi una scimmia, altro che dottorato. Vieni qua. Andiamo. Vieni, vieni, battimi il 5 per iniziare. Vai, battimi il 5. Battimi il 5, vai, vieni. Senti, senti, non sarei bravo a battere 5, non ti preoccupare, vieni, vieni qua che ti accarezzo il visino. Ma con la faccia? Ma spero che sarai abbastanza brava, ecco, vieni qua che ti accarezzo, abbastanza brava da operare una persona. Mamma mia, sei picchio. Espertizia. Senti, senti, iniziamo a lavorare, non perdiamo tempo, vediamo cosa abbiamo da fare oggi, signora dottoressa. Ok, signora dottoressa, andiamo. Ma mi sa che hai una scarpa in più, una scarpa... Perché? No. Sento freddo al dito del piede, quello. Oh mio Dio, Jenny, andiamo a lavorare, per favore, basta. Basta. Servono scarpe nuove. No, mi serve un collega nuovo qua. Benvenuti al nostro bellissimo laboratorio. Un po' pauroso, devo dire. Meno male che sei tu che fai un po' di luce bruciando, Jenny. Mi fa molto piacere. Devi leggere qui, mi raccomando, perché qua c'è scritto. Aiuto. Dov'è? Basta spiaccicarmi la faccia in mano. La mano in faccia, che devo fare, Jenny? Dimmi. Beh, dobbiamo assicurarci che perda pochissimo sangue e riuscirci in meno di 10 minuti. No, non ti preoccupare, io sono un dottore esperto. Sai quante persone... però per passare abbiamo bisogno della carta. Ho operato un sacco di persone durante la mia vita, sinceramente. Non voglio nemmeno dirti quanto sono morte. Quante? Non ha importanza. Ah, ok. Beh, da me non ne sono morte neanche una. Non ci perché credo. Non ho mai operato nella mia vita. Ah, bene! Ok, eccoci qua nella nostra sala operatoria. Iniziamo, schiacciamo il nostro bellissimo pulsante e vediamo cosa c'ha che non va. Bob, Bobbino mio, tranquillo, ci pensiamo noi. Tu devi solo dormire e sperare di non morire, ok? Bob, vai, che bravo, che tranquillo, c'hai. Tranquillo. Che bei organi. Vediamo se suonano. Funziona, funziona, per me già è sano. Ok, vediamo cosa vuole cambiato. Gli dobbiamo cambiare il cuore. Jenny, senti, cosa stai facendo? Cosa la stai portando in mano, me lo spieghi? Beh, c'è la stanza. Ma prima dobbiamo rompergli le ossa, ok? Non in modo cattivo, però dobbiamo farlo, ok? Allora, cerchiamo di non farlo morire, ok? Dove prendo il martello per distruggere questo povero uomo? Qua non c'è, cioè, vedi i martelli. Oh, ecco, questo serve per togliergli il cuore. Sembra molto pericoloso, Jenny. Vuoi ma provare? Ci serve un martello prima. Vieni qua, dove sei? Vieni, vuoi provarlo? No, guarda, io abbia cuore. Sta benissimo. Ah, puoi peccato. Senti, Jenny, non ho trovato un martello. L'unica cosa che ho trovato è una sedia. Secondo te gli possiamo rompere le sole? Ma che se devo attivare? Ovviamente non si fa. Tranquilla, proviamo se si. No! Si rompe. Gli stai staccando il braccio. Vai forte. No, non funziona, Jenny. Abbiamo bisogno di qualcos'altro. Sta funzionando. Oh, ha funzionato. Cosa gli ho rotto? La gamba. Jenny, oh mio Dio. No, e adesso cosa dovrei fare? Cosa ci faccio con una gamba? Signori, Jenny, vieni. Il piede morto di Bob. Ti prego, prendilo. Riattaccalo. Come glielo riattacco? Aspetta. No, roto la vita propria questo gamba. Ok, a posto. Non è successo niente. Tutto sotto controllo, credo. Ha preso troppo sangue. Dobbiamo dargli un'altra di queste. Una siringa, intendi? Questa qua, Jenny? No, no, questa l'abbiamo già usata. Questa, aspetta, aspetta un attimo. Questa, no. No, no. Che facciamo, Jenny? Come chiudilo tu? Non lo so, mettici un tappino. Cosa stai facendo, Jenny? Lo stai infilzando inutilmente. Senti, Jenny, vieni. Lo sto salvando. Da vuoi la carezza? Tieni, rimettigli il braccio. Rimettigli il braccio. Aspetta, vieni qua. Batti 5 Bob, Jenny. Vai, vieni. Vai. Come faccio? Come hai fatto con la gamba? Non si attacca. Forse ci vuole un po' di attack per questa volta. Vai.
no, Jenny, non funziona, cosa devo fare? Ma per forza gli dobbiamo riattaccare il braccio, tanto cosa gli serviva? Allora, tu gli rimetti il braccio e io gli spacco le costole, ok? Gli serve il cuore nuovo. No, io voglio spaccargli la bottiglia. Ah, funziona! Questa non mi sembra una cosa professionale da dottore, te lo posso dire. Allora, dov'è il cuore? Sotto i polmoni, ci penso io. Tu prendi le siringhe, eh? Cosa hai fatto? Ah, la siringa! Gli hai staccato un polmone con le mani! Sei malata! Cioè, capita. Io pensavo di essere malata, ma tu ancora di più. Staccagli l'altro, gli devi togliere il cuore! Un attimo, non il cuore, gli devo togliere... Ah! Un polmone tolto, ok. Ma poi forse gli dobbiamo rimettere ieri quei polmoni, eh? Gli sto per togliere il cuore, Jenny, ok? Quanto sangue ha? Dove lo vediamo? Aspetta. Non riesco a togliere il cuore. Te la faccio vedere. No. Mi sa che c'è un problema. Gli è rimasto... Metti una siringa, sta morendo. Gli è rimasto il coltello. No, gli ho staccato il fegato. Jenny, cosa faccio? Oddio. Ho staccato tutto. Senti, io ci penso col cuore. Guarda, ho il suo cuore. L'ho conquistato. Non funziona così di solito. Vabbè, facciamo una cosa. Mettiamo qui il cuore. Tutto a posto. Comunque non so come questo tipo non sia letteralmente morto. Ne prendo uno nuovo, eh. Allora, Jenny, ne abbiamo solo uno di cuore. Non possiamo sbagliare, ok? Mi raccomando, tienilo vivo, riattaccagli il fegato che gli ho staccato. Eccolo qua. Oh mio Dio. Tranquillo, tranquillo. Okay, ma forse il cuore lo devo mettere dentro questa cosa congelata. Può essere. Brigati! Lo porto a mano, non importa, ok? Penso che andrà bene. Non penso si dovrebbe congelare. Cioè, penso che si debba congelare. Ma ormai è andata. Ora va, lo spacco il cuore. Ci sono. Gli sto mettendo il cuore. Tieni, con tutto il mio amore. Ce l'abbiamo fatta! Non so come! Io abbiamo spaccato una sedia addosso! Una bottiglia! I migliori, siamo stati i migliori! Mamma mia! Che schifo, veramente! Io spero che la prossima vada ancora meglio, che ne dici? Ok, eccoci qua alla nostra seconda operazione! Dobbiamo farla in meno di 5 minuti! Sì! Oh mio Dio! Abbiamo poco tempo! Che facciamo? Senti, allora, io questo lo prenderei perché comunque a te serve. Vieni, Jenny, vai avanti con guarda, questo. Guarda, per favore. Bevi. Perché preso? Bevi. No, non voglio bere, fa male. Come entriamo? Allora, cosa sto facendo? Oh, sono qui, vedi, sono più forte. Oh, ciao, Bob. Che problema hai questa volta? Le braccia. Ho pochissimo sangue. Allora, dobbiamo prendere una motosega per le braccia. Nel frattempo, tieni, Bob. Leggiti una cosa per allenarti nel mentre ti stiamo facendo questa roba, ok? Allora, nel mentre, dove andiamo a prendere la nostra motosega? Ma qua è chiuso. Jenny, dove la prendo la motosega? Che ne so, ma strappagliele. No, prende sangue più velocemente. Dobbiamo entrare qui. Ma come entriamo? È bloccato. Jenny... E io sto dando sangue a Bob, così, ci sto provando. Ok, adesso è iniziato ufficialmente, penso, l'operazione, Jenny. Cerchiamo di essere più veloci possibile. Ok, vai, allora, saremo... Ma le porte sono chiuse. Come ma faccio? Dalla finestra, spacca la finestra. Spacco la finestra? Vai, spaccala. Mamma mia, Jenny, sei un po' scarsa a spaccare la finestra. Non sono ancora arrabbiata abbastanza. Aspetta, fammi prendere la sedia funziona sempre. Ok, Vai. Ok. Mamma mia. È proprio schifo, mamma veramente. Mia. Ma com'è che non funziona questa cosa? Dove la prendiamo la motosega, allora? Questo è un problema. Stiamo perdendo tempo. Con la palla. Ma sono stupida. Guarda qua. C'era un passaggio. Ecco qua. Oh. Passo di qui. Sono un po' troppo alta però. Aspetta un attimo. Ecco. Forse se faccio così. Ehi. Jenny, tu forse sei più piccolina. Ci riesci a passare? Vai. Dritto. Vai. Ok. Mi sa di no. Abbassa la testa. Vai dritto. No, guarda. Gente. Hai trovato un metodo, Jenny? Assolutamente sì, vai, vieni vai. Qui. Ok. Lo vedi quel bottone? Ah! Beh, non mi sembri tanto intelligente. Allora, la mente c'è, manca. Dov'è? Dov'è la bottiglia? Jenny, ci penso io, vai. Sono più alta di te, anche nella vita reale, ci penso io. Ok, ce l'ho fatta, te l'ho detto che ero più alta di te. Ok, ecco, fammi prendere la motosega. Ottimo, farò delle cose molto tranquille, ok, con la motosega, non ti preoccupare. Allora, ci sono. Allora, motosega presa. Allora, non mi ricordo cosa dovevo tagliare, però quindi proviamo. Le braccia, la testa. No, come le braccia? Come si stacca? Come faccio, Jenny? Oh mio Dio,
Oh mio Dio, sta sanguinando. Jenny, c'è un problema con Bob. Niente, non è successo nulla, stai tranquilla. Cosa faccio? Io sto cavando la testa, Jenny! Non sta sanguinando, sta bene. E come fa ad essere vivo? Ma che bellino che è Bob. Da così vicino, glielo dai un bacino. Vieni. Che schifo, no! Ok, lo riattacco. Mi sembra che sta un poco male, Jenny. Perde sangue dalla testa, forse. Ok, va bene, riprendo la motosega. Prova a tagliargli quello che gli dovevo tagliare, ok? Allora, aspetta un attimo. Vai. Ok. Non si taglia. C'è un problema. Non si taglia. Jenny, è un po' duro questo braccio. Cosa cavolo devo fare? Ok, forse così. Vai! Tagliati! Si è tagliato. Non si taglia. Allora, riproviamoci. Io taglio e tu metti la siringa, ok? Ok, uno. E due. Ok, forse così si taglia. Ok. Fermo. No, ok. Jenny. Quello non è il braccio. No, lo so, un attimo. Mi devo concentrare. Sta funzionando? Rompagli il braccio! Ma vai a quel paese. Questa volta sega del cavolo. Vieni con me. Ok, braccio tolto, Jenny. Ok, vai, okay, togliamo anche l'altro. Ok, fermo. Signor Bob, che bella scellina che ha. Guarda la sua scellina. Guarda che bella, ti faccio il solitichino, Bob. Aspetta, fammi prendere l'altra siringa, ok. C'è un problema, l'ho già staccato. Jenny, veloce. Oddio, era Bob. Allora, aspetta. Il signor Bob non ha più braccia. Devo dire che è molto triste la sua vita senza braccia. Ma qua ne abbiamo un bel po'. Come esaurito? Abbiamo solo delle gambe qua. Come facciamo? Vabbè, lo stesso. Ma non abbiamo braccia. Ah, qua in realtà sì, una sola. Ok, dammi la braccia. Come faccio? Oppure uno. L'hai buttato? Ah no, li devo mettere lì? Certo, li devi portare. Prendi l'altro. Dov'è l'altro? Ok, ci sono. Allora, io prendo il braccio. Che braccio è questo? Ma non basta, mi sa, Jenny. No, bugia. Braccio? Mettilo. Ok, scusa. Ok. Non sta funzionando, mi sembra. Vedo che c'è qualche pulsante. Salve! Ci dà una mano! Bob, resisti? Mi sa che Bob ci farà una bella fine ora. L'unica cosa che ci viene in mente è attaccargli le gambe, visto che non abbiamo delle braccia. Oh no! Jenny! Bob, imparerai a vivere, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Non mi 4 è meglio di 1. Male. Pensi che ce l'abbiamo fatta? No, non credo, Jenny. È particolare, mi piace molto. Cioè, è artistico se lo guardi da una certa punto di vista. In effetti. Però non credo possa convivere così, ok. In tutto questo ci eravamo accorti che avevamo semplicemente scambiato le braccia, quindi non ce le dava. Eccole qua. Il nuovo braccio per il nostro amico Bob. Jenny, per favore. Ti rendi conto? Manco le braccia in pace di Bob posso portare. Questo che braccio è? Qua è il tuo, il destro, tu è il destro. Jenny, c'è un problema, gli dobbiamo ristaccare le gambe. Lo so, faremo molto in fretta. Questo vuol dire che gli perderà sangue questo. Sbrigati! Non riesco a toccargliela. Ok, c'è un problema, è un po' storto il suo braccio. Ok, senti, gli dobbiamo togliere questa gamba, ok? 3, 2, okay, aspetta. 1 Vai, la tolgo, La tolgo. Ah! Tolta! Perfetto! Ce l'abbiamo fatta! 3 ore per questa cosa! Oh! Abbiamo la nostra prossima operazione! Stiamo andando super spedi... Oddio, dove dobbiamo andare adesso? Allora, permesso... Ah, lì! Ok, oddio, perfetto! Oddio. Allora, abbiamo braccio sinistro e gamba destra. Crasso, ma perché è grasso, però non oddio, vogliamo. Oddio, abbiamo un sacco di roba qua. Oh mio Dio, non sto capendo già più niente. Io non sono un dettore, mi hanno obbligato a stare qui. Ok, per entrare a quanto pare serviva un braccio qua sopra. Ci siamo. Un ufficio? E cosa ci facciamo qui? Finalmente possiamo riposarci. Da vuoi una tazzina di tè? Una paperella! Allora, una paperella. Sto versando una a te e una a me, ok? Allora, alla salute, cincin. Alla salute. Non importa, vai. Ok, penso che possiamo scendere da qui. Ottimo, siamo qui dentro. Allora, qual è perfetto. Il problema del nostro amicchio? Amicone. Allora, vediamolo subito. Allora, la gamba, il braccio destro e l'intestino crasso. Ok, braccio sinistro e gamba destra. Ok. Io voglio appendere, facciamo una cosa. Io voglio appendere il braccio sinistro, ok?
E tu nel frattempo glielo anzi io glielo strappo e tu poi prendi le siringhe, va bene? Così dobbiamo essere... sono le siringhe? Non ne ho idea. Sei tu la dottoressa. Oh. Ok. Sorry to report that this area is not set up as intended. Caspita. Dobbiamo prima staccargli il braccio per farmi dare il braccio che mi serve. Quindi Jenny, okay, sei pronta? Ok, quindi ok, questo quello, è sinistro? È sinistro. Sì. Ok. Sì. Andiamo Bob. Ok, ottimo. È morto molto velocemente il suo braccio. Sì, l'ho staccato. Mi sta aprendo le porte. Mi sta facendo un grandissimo favore in questo momento. Allora, ecco qua. Braccetto fatto. E abbiamo il braccio nuovo. Prendiamolo subito prima che diventa uno schifo. Aspetta, passamelo da sotto, da qua. Ah, ok, hai ragione, Piglialo. Prendi il braccio. Mamma mia, però non lo sapevi prendere proprio, eh. Ok, attaccagli il braccio. Ma non così, Jenny. Ma attaccalo bene. Ok, aspetta. Ok. Ah, perfetto. Vedi? Allora, il braccio l'abbiamo sistemato. Quindi cosa manca adesso? Okay, la gamba fatto. Destra. La gamba destra. Ok, mi porto la gamba. Questa è destra? No, quella è sinistra. Ok, scusami. Non ho problemi. Vado con la gamba. Andiamo. Via, portiamoci. Che bel piedino che ha. Si è fatta anche la cerettina. È proprio una bella gamba questa. Beh, l'ho depilato, proprio pulito. Sì, l'ho pulito. Ok, gamba destra ce l'abbiamo. Jenny, prendi questo piede. La prendo. Prendi. Aspetta. Ok, perfetto. Oh mio Dio. Jenny, io ho fatto tutto il giro. Ci ho messo 2 minuti e tu ancora che non hai messo la gamba. Ok, fatto. Un intestino. E il braccio. Gli ho staccato il braccio. Ma che facciamo? Rimettilo. Attaccaglielo. Non si attacca. Come faccio? Riattaccaglielo. Sto cercando di attaccare. Fermo. Mi sa che devi fermare il Ok. È un po' dissanguato. Cioè, non a me la siringa, a lui. Ok, vai. Mettigli un po' di sangue. Faccio io, dammi, faccio io. Tieni, sono io, tieni. Il dottore. Oh. Vado a prendere il fegato. Okay, l'intestino, fegato, quello che è. Quello che è, l'intestino grasso. Allora, signore, farà un po' male, non si preoccupi però. È come una carezzina. Lei conti fino a 3 e chiude gli occhi, ok? A posto. Guarda, veloce, vedi, non si doveva preoccupare. Lei che si preoccupava tutto, insomma, si lamentava, urlava nel sonno. Allora, adesso gli dobbiamo spaccare in qualche modo. Prenderò questo bastone. Ricordati la siringa gialla, io non ci sono, La siringa gialla, dove l'hai messa? Ok, a terra. Allora, fammi spaccare queste ossa. Ok, 1, 2, 3. Posto! Vedi che il bastone della vecchiaia serve sempre. Togliamo queste cose inutili che si chiamano ossa. Nulla di preoccupante, insomma. Io non posso staccare questo pezzo di osso. Mamma mia, quanto è incollato, ma... Allora, ci provo, ok? Allora, prendiamo delicatamente e poi stacchiamo. Ok, ho l'intestino. Prendi. Ok, dagli la siringa. La siringa, giusto, la siringa. Un attimo, non ci riesco. Ci sono qua. Non si preoccupi, non faccia così. Facciamo molto velocemente, ok? Facciamo fermare il sangue. Fatto. Ecco l'intestino nuovo. Grazie mille. Ma com'è che stiamo diventando così brave? Che è successo? Dopo anni. Siamo state velocissime. Oh, ma ragazzi, la vera domanda che dobbiamo fare adesso: vi fareste mai operare da me e Jenny qua davanti per un'operazione? Io vi consiglio di no. Ma siamo stati bravissimi dottori. E quindi quello che rimane adesso da fare è uccidere altre persone in giro per gli ospedali. No, scherzo. Ma diteci nei commenti come siamo state.